Verso le 9. E quindi ha aspettato circa 2 ore? Circa, non so, a che ore sono adesso? Le 11:20. Sì, circa 2 ore e mezza. Davanti di me erano 60 persone. Posso chiederle che cosa doveva fare, se ha voglia di dircelo ovviamente? Io avevo 2 o 3 cartelle piccole, qualche bollo dimenticato e ho fatto la rottamazione e qualcosa che è rimasto ho ratealizzato. Coda per entrare, verso le 10:30 la media era intorno ai 60 minuti. Coda poi, una volta entrati in possesso del biglietto di prenotazione, per sedersi faccia a faccia davanti a un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Anche Vicenza fa i conti con l'ora X della scadenza della rottamazione delle cartelle esattoriali. Bolli non pagati, denunce di redditi saltate, problemi di imprese, debiti con il fisco dai 1000 alle decine di migliaia di euro. Era peggio, adesso è meglio. Ok. È l'ultimo giorno, no? Sì, oggi è l'ultimo giorno. Allora vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Purtroppo non ho fatto una dichiarazione dei redditi, ho fatto il cambio da un'azienda all'altra e non lo so perché sono stata via in Cina per il lavoro e sono tornata, mi sono trovata la lettera dell'Agenzia delle Entrate. Poche migliaia di euro per questa contribuente impaziente, coda per un amico che ha vissuto un fallimento, quest'altro signore. Adesso c'è la fila qua e poi c'è la fila dentro, quindi la sommatoria bisogna vedere quanto ci si impiega. Per uno che ha avuto un fallimento e però ancora a carico delle cartelle, e gli presento la domanda di sanatoria stralcio. Perché purtroppo ci sono tante persone che sono in questa situazione dopo la crisi. Sì, sì, è che potrebbero approfittare di questa situazione della sanatoria stralcio, solo che essendo l'ultimo giorno non hanno ancora l'ISE, perché magari hanno fatto la domanda, non devono ancora avere l'attestato dell'INPS per vedere se c'è il criterio di rientrare per la sanatoria stralcio. Ma in coda c'è anche chi si prende per tempo e decide di andarsene. Ha pensato di tirare dritto? Sì, 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 sì. No, voglio dire, sono venuto per vedere se posso arrotamare le prossime tasse che mi scadono il prossimo anno e l'altro anno. Ecco. Allora dico, penso che mi dicono di no e torno a casa. Spera che rinnovino questo provvedimento? Io penso sì. Perché c'è tanta gente che continua ad arrivare, che mi chiedo che si interessa anche dello Stato, da poter portare a casa quello che posso portare a casa. Tutti o quasi pagano, questa signora no. La prima volta nella mia vita la riscossione, quindi non sapevo niente neanche dell'esistenza, sinceramente. È stata una sorpresa. Si aspettava di trovare la coda? Assolutamente no, però nella mia vita Poste si fa la coda, all'ospedale si fa la coda, in banca si fa la coda. Bisogna anche sapersi un attimino pazientare.